rappresentare la nostra città più preziosa, più bella, più accogliente. E fu pensato poi, inoltre, visto che sulla pala dell'altare maggiore della chiesa di Sant'Antonio c'era un dipinto che il dottore Pescitelli oggi mi ha corretto, ha detto attribuito e celebrato, mentre in altre occasioni si è letto che era di Celebrano, un valente pittore del XVIII secolo, e gli amministratori dell'epoca vollero regalare quella pala alla chiesa di Sant'Antonio, una pala dove Sant'Antonio con la sua mano sinistra indica lo stemma della nostra città. Richiesta di protezione ancora di più verso il Santo Patrono da parte degli amministratori, e 2 anni fa pensammo con Antonio Barbieri di, nell'occasione del restauro del palazzo, di riprodurre quella pala che voi avete visto all'ingresso di Palazzo Sant'Antonio del Comune, riprodurre in ceramica. Ovviamente questo per noi è un atto simbolico, è un atto di fede, è un atto di fede e un atto di devozione. E per questo un atto di fede e di devozione importante per la comunità rispetto al patrono della città non poteva essere celebrato nel modo migliore questa sera, nel modo migliore con la presenza di questi ottimi, non so se dire soldati, perché fino a qualche minuto fa io pensavo che la NATO, gli americani, le nostre forze armate fossero solo dei bravi soldati, mentre stasera abbiamo apprezzato tutti che sono anche dei buoni e dei bravi musicisti e soprattutto dei bravi cantanti. Se l'è cavata anche bene la Marina, insomma, voglio dire, no? Con quel misto napoletano non ci ha fatto onore, ha fatto onore alle migliori tradizioni. E questa di questa sera, ovviamente non potevamo, loro difendono i nostri valori, loro rappresentano i nostri migliori valori, non loro difendono ogni giorno la nostra libertà, per chi crede come me, per chi crede come voi, che il mondo ha bisogno di essere libero, e loro sono i nostri difensori. Io per questo li ringrazio, e per questo stasera credo che la sintesi migliore sia stata appunto questa. Noi chiediamo protezione, siamo devoti, abbiamo fede, il nostro santo patrono, e abbiamo speranza e siamo orgogliosi di avere questa gente al difendere i nostri valori, i valori dell'Occidente. Grazie, grazie di cuore, come grazie devo dire a lui e a tutti gli organizzatori.
Buonanotte a tutti, grazie.